Allora, sono arrivato in località Forca di Valle. Adesso parcheggio la macchina qua e inizio a camminare. Oggi è lunedì 16 ottobre 2023, tra l'altro il compleanno di mia moglie, alla quale faccio i miei auguri. Amore, auguri. Oggi mi trovo ad Isola del Gran Sasso e vado alla ricerca del rifugio Orazio Delfico. Scienziato Teramano, il primo ad ascendere la vetta orientale del Corno Grande, il 30 luglio 1794. Pinto dal desiderio di far conoscere agli amatori della geologia l'altezza di quel monte, ha deciso di scalarlo. Oggi vorrei visitare questo rifugio. Seguitemi e lo scopriremo insieme. Vediamo. Eccolo qua, Forca di Valle 808. Allora, adesso sto attraversando questo paesino. Non c'è nessuno. Ho attraversato il paesino, strada della montagna, Forca di Valle, da dove vengo io. Pietracamela, di qua. Qui c'è un cartello, ma Vene di Varano 975. Vene di Varano. Guardate l'autostrada A24, Isola del Gran Sasso. E di qua dietro c'è Prati di Tivo, ovviamente molto 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 dietro. La direzione comunque è questa. Wow, sono arrivato al Peschio della Fonte. Peschio della Fonte 1120. Ok, andiamo avanti. Bellissimo questo passaggio in mezzo a queste due grandi rocce, molto bello. Ve lo faccio vedere da dietro. Quasi 2 chilometri. 359 metri di ascesa. Sono giunto alla sella di Vena Pecorale. L'hanno buttato giù, vabbè. Mannaggia. Vabbè, comunque. Sella di Vena Pecorale. È questa qua. E guardate che spettacolo. Vediamo. Qui dovrebbero risistemare un po' i cartelli. Peccato la nebbia, perché qui il panorama sarebbe stato molto molto più bello. Va bene, adesso seguirò questo sentiero che sale lì e nella parte più alta di questa collina dovrebbe esserci il rifugio meta di oggi. Quasi salta destra sinistra. Quello dovrebbe essere Casale San Nicola, l'ingresso
del traforo del Gran Sasso, ovviamente lato Teramano. A volte purtroppo siamo portati a sottovalutare le altitudini non troppo elevate, quelle inferiori a 2000 per dirne una, ma è sbagliato, perché qui mi trovo a 1400 metri quasi e devo dire che posti incredibili. Dovrei essere quasi arrivato. Voilà, sono arrivato. Dovrebbe essere aperto. 4 chilometri tutti in salita. 1440 di altitudine, fino qui 4 chilometri e 300. Eccolo. Eccolo, eccolo qua. Vediamo se è aperto. Wow! Wow! Che spettacolo! Qui ci sono dei libri. Bellissimo. Addirittura guardate i letti. Ah, bello soffice. Fantastico. Un rifugio meraviglioso, il più bello che io abbia mai visto. Adesso devo tornare e in fretta, perché non si vede nulla, nulla. Vabbè, di corsa fino alla macchina. Non dico che sono poroso, però qui davvero in mezzo al nulla, con questa nebbia, il sentiero non si vede e non c'è. In alcuni punti purtroppo è ricoperto. Evidentemente ci vengono in pochi qui. E quindi un po' d'ansia, che vuoi. Quel punto lì è la sella di Vena Pecorale. Quanto è bello questo passaggetto in mezzo a queste due rocce altissime.
qui c'è una fonte. Dopo aver preso un po' d'acqua fresca da questa fonte così precaria, carina, acqua buona, fresca, attraverso il paesino fino alla macchina. 1972, l'anno della mia nascita, 51 anni. Forca di Valle è un borgo molto antico, ma sembra piuttosto abbandonato. Vi dico che l'escursione di oggi termina qui. Vi lascio come al solito i tempi. Mi auguro che questa escursione vi sia piaciuta. Vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima avventura. Grazie e buon inizio settimana a tutti.